Arrivano le Ferrari ed il lungomare di Napoli si veste di rosso per l'evento in programma fino a domenica alle 23 nei pressi di Castel dell'Ovo. Protagonista d'eccezione sarà la F2002 di Michael Schumacher, la monoposto più dominante della storia della Formula 1, che vinse il Mondiale Piloti e Costruttori con 14 successi su 15 Gran Premi. Gli appassionati potranno scegliere di provare l'ebbrezza della guida della F2002 grazie a un simulatore, oppure calarsi nel ruolo dei meccanici addetti al cambio gomme formando squadre da 15 persone. Il team che impiegherà meno tempo sarà premiato al termine della manifestazione ed è possibile prenotarsi sul sito www.eventoferrari.com. Questa mattina l'inaugurazione del villaggio alla presenza del sindaco De Magistris. Sì, innanzitutto c'è la Ferrari d'epoca, una macchina di Napoli, tra l'altro è qui alle mie spalle. Poi la Ferrari per me significa spirito di squadra, soprattutto italianità, un lavoro di gruppo, ognuno determinante, indispensabile per la vittoria. Quindi fa parte della storia del nostro paese ed è bello averle qui, la macchina storica, tra l'altro, con cui Michael Schumacher ha vinto tanto alcuni anni fa, quindi un bel ricordo. Il pit stop poi è l'immagine un po' dei successi in Formula 1, cioè che si gioca tutto sul secondo, sulla rapidità, e quindi un gommista, un meccanico ha la stessa importanza del pilota. Questa è l'immagine forte che viene dalla Ferrari al nostro paese, lo spirito di squadra per vincere, come oggi c'è bisogno di uno spirito di squadra per uscire da un momento così difficile, con l'orgoglio di appartenere al nostro paese. Sarà possibile inoltre acquistare gadget, soffermarsi davanti a oggetti da collezione come i guanti di Raikkonen e la maglia autografata da Felipe Massa. Nei saloni del Royal faranno invece bella mostra 10 Ferrari da strada, tra queste la California, la 599, la Testa Rossa e la 308 di Magnum PI. L'evento è organizzato da Molisso Luxury Event, scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio in partnership con Hotel Royal Continental ed il patrocinio del Comune di Napoli, che ha inserito la manifestazione nel programma del Maggio dei Monumenti.